Benvenuti al nostro corso di architettura del paesaggio. In questa lezione parleremo di parchi pubblici in Europa e il modello inglese, cioè l'espansione di un modello di progettazione cosiddetto all'inglese, che abbiamo già avuto modo di conoscere, nel progetto dei parchi pubblici europei. Gli argomenti di questa lezione saranno i parchi all'inglese in Italia e nel resto d'Europa, l'internalizzazione dello stile all'inglese, cioè il fatto che noi troviamo questo stile un po' dappertutto nel mondo e soprattutto nel nord Europa, e le grandi trasformazioni urbane che comunque saranno improntate a questo carattere stilistico della progettazione all'inglese. In Italia c'è un grande cambiamento dei giardini, anche dei giardini che erano stati progettati sullo stile classico, quindi su stile rinascimentale. E questi giardini si trasformano in oasi di natura, come abbiamo detto già, una natura reinventata totalmente, e ci propongono spazi con grandi alberi, con prati, con piccole colline. Naturalmente gli spazi dei giardini in Italia non è quello della campagna inglese, quindi le loro dimensioni sono molto piccole e tuttavia hanno le caratteristiche di stile, di impostazione, ma anche dei simbolismi dei giardini inglesi, per cui una torre come questa all'interno di un giardino, questo per precisione, il giardino Torrigiani a Firenze è una torre osservatorio, ma è anche un punto per guardare il cielo, quindi simbolizza il fatto dell'ascensione dell'uomo verso il cielo attraverso la conoscenza. Ma la cosa interessante di questo periodo, oltre a questo disperdersi in tutta Europa del giardino all'inglese, è il fatto che cominciano i cambiamenti nelle città. Il verde diventa un elemento che caratterizza gli spazi che non sono propriamente ancora degli spazi interni e chiusi nella città, ma che cominciano a delineare degli spazi precisi. Tipiche sono le promenade. Qui vedete St. James Park, prima dei grandi lavori di trasformazione, e lo vedete come un lungo viale alberato su più filari, dove la gente passeggia amenamente, si incontra, poi più tardi interverranno anche le carrozze, ma allo stesso tempo potete pensare che in questo periodo a Parigi si creano gli Champs-Élysées, che tutt'oggi sono abbastanza riconoscibili rispetto a questo tipo di impostazione. A Parigi si crea la prima piazza alberata, che è Place des Vosges, 1612. Quindi siamo in un periodo in cui la città comincia a trovare alcune connotazioni. Sempre in questo periodo c'è un altro fenomeno, che è il fenomeno dei parchi per il divertimento, dei parchi dove la gente va in massa a divertirsi, a vedere teatro, ascoltare musica, a incontrarsi, fa feste mascherate. E pensate che questi spazi, quello che voi vedete nella figura è il Vauxhall Garden di Londra, il più famoso di questi spazi pubblici, quello che sarà un po' il modello esportato in tutto il mondo, perché noi troviamo questi spazi di delizie collettive, li troviamo in Francia, li troviamo in Germania, li troviamo perfino negli Stati Uniti, nazione nata di recente, e in questi spazi si avrà questo modo di vivere insieme divertendosi fino alla metà dell'Ottocento. Quindi siamo praticamente avranno 2 secoli di vita. C'è poi appunto il verde ormai è un elemento della progettazione urbana e lo vediamo nelle espansioni urbane in cui, per esempio, a Londra
si creano delle piazze particolari che hanno al loro interno un giardino. Questa che vedete è Bedford Square, che trovate intatta, assolutamente uguale ancora oggi. Ha un verde ellittico recintato ed ha la caratteristica di un verde che non è né privato né pubblico, è un verde collettivo. Cioè tutte le persone che possiedono un'abitazione intorno a questo grande giardino hanno la chiave del cancello e possono usare di questo giardino. Piazze di questo tipo ce ne saranno di quadrate, di ellittiche, di circolari e prenderanno vari nomi. Circus se è circolare, square se è quadrata e crescent se è una semiellisse. I crescent più famosi sono quelli di Bath. È un architetto che si chiama John Nash che costruisce questa città del tempo libero e la costruisce come un insieme di aree verdi e di bei palazzi che hanno appunto questa caratteristica di avere del verde, alberato o non alberato, ma comunque di fronte agli appartamenti ci sono questi grandi spiazzi verdi. Questa è una foto attuale e come vedete sono rimasti intatti per tutti questi anni. I crescent, gli square, i viali alberati, tutte queste cose diventano elementi strutturali delle città. Dall'Inghilterra alla Francia, al Nord Europa, è un modo di definire la città. Ma naturalmente fra i modi di definire la città cominciano a farsi spazio degli più vasti, campi verdi che sono parchi. I parchi non sono ancora strutturati, sono generalmente molto liberi, le attività che vi si fanno sono attività legate un po' a tutto. Si può trovare degli spazi dove ci si incontra, dove si sta, questa è la versione attuale del St. James Park che abbiamo visto precedentemente. Che ecco trovate ora in una visione diciamo settecentesca e adesso sono rimasti in una ridefinizione tardo settecentesca, primo ottocentesca, ma ancora in questa connotazione non definita rispetto alle attività che vi si svolgono. Naturalmente prima erano molto divertenti, nel senso che lì ci si incontrava per passare quello che cominciava ad essere il tempo libero. La settimana non era come ora scandita con i giorni lavorativi e il weekend, era una settimana molto più complicata, soltanto la borghesia e i ricchi signori potevano avere del tempo libero, però si comincia a avere questi spazi curiosi dove anche ci si prende un po' in giro perché si può andare a cavallo e magari cadere improvvisamente. Molto bella da un punto di vista di progettazione dei parchi è l'esperienza tedesca. In Germania abbiamo degli esempi di progettazione di parchi che sono soprattutto dovuti a un personaggio del tutto eccezionale che si chiama Lenné. Lenné interviene sui parchi esistenti e su parchi nuovi, per esempio sul Tiergarten di Berlino, come sul parco di Sanssouci, che noi abbiamo già incontrato nella sua prima nucleo, che era il parco a Potsdam, che abbiamo visto come tra gli esempi dei giardini barocchi. Il parco di Sanssouci era nella sua versione primitiva soltanto questo pezzettino qui, di fatto una terrazza a gradoni con un'insolita vigna piantata nei dislivelli. Poi Lenné inizia una progettazione trasversale e organizza questo meraviglioso giardino all'inglese
che si affianca a una parte preesistente di tipo barocco e rococò, che era nelle immediate vicinanze del primo nucleo del parco. Ma insieme a questo si assiste a un grande fenomeno di interscambi fra le diverse nazioni. È già maturata la rivoluzione industriale, i prodotti circolano, le merci circolano, c'è bisogno di farle conoscere e nascono le esposizioni universali. Esposizioni universali sono grandi spazi dove si costruiscono edifici più o meno effimeri, del resto come oggi, in cui si propongono le grandi novità della tecnologia. Qui vedete un'esposizione a Parigi dominata da un edificio piuttosto importante, tutto di vetro. Allora abbiamo un sistema di accoglienza con fontane, giochi d'acqua, con una serie di meraviglie che accolgono il visitatore e poi abbiamo una grande serra. Il fenomeno delle grandi serre deriva da due fattori importanti. Uno, la ghisa, cioè si comincia a costruire con la ghisa, col ferro, le tecnologie si sviluppano, si possono costruire strutture molto più leggere rispetto a quelle che erano proposte dal mattone. E soprattutto l'abolizione della tassa sul vetro che permette di usare il vetro in grandi quantità. Siamo per intenderci nel periodo in cui si costruisce la Torre Eiffel, quindi siamo in un periodo in cui si può dire tecnologia è bello perché tecnologia in qualche modo rappresenta la modernità. Quindi serre di vetro di tutte le dimensioni che servono come serre, questa in particolare è quella dei Kew Gardens a Londra, quindi una serra legata alla funzione di acclimatazione delle piante e anche edifici più piccoli, edifici meno importanti, ma che comunque usano queste tecnologie. È chiaro che in un momento di sviluppo tecnologico iniziano le grandi trasformazioni urbane. Iniziando le grandi trasformazioni urbane, non si può non farsi carico del rapporto città-campagna. Quindi possiamo dire quasi un binomio che funziona in contemporanea. Iniziano le grandi trasformazioni urbane e si studia il rapporto fra la città e la campagna. Questo è un esempio, uno dei primi esempi, fatto sulla città di Londra, in cui centri concentrici di aree urbanizzate, di aree verdi, sono attraversate da coni verdi che in qualche modo propongono uno studio di attraversamento dei cerchi rispetto a quello che è la struttura proposta di fasce di urbanizzazione. È un modello che verrà ripreso moltissimo, molto semplice, molto immediato, ma comunque che resterà, per esempio, sul modello londinese fino ad oggi, in cui a protezione della grande conurbazione inglese c'è cioè una green belt, una cintura verde, che ancora è conservata per spazi a parco, per agricoltura, per spazi legati agli sport nella natura. Ma l'esperienza più importante di questo periodo di trasformazione urbana è quella di Parigi. Parigi fa un'operazione sotto il prefetto Haussmann e sotto Napoleone III di grande rovesciamento della struttura urbana. Sullo schermo vedete questo parco, questo è un parco importante, il parco di Vincennes, il Bois de Vincennes, come si dice. Ed è uno dei grandi parchi realizzati per la trasformazione di Parigi. Voi ne vedete il confine in una carta muta in cui dovete pensare che intorno c'è una fitta espansione urbana.
un'espressione urbana del tutto particolare, perché questa è la parte dove c'è l'espansione urbana operaia. Quindi si costruisce insieme un quartiere operaio con luoghi di lavoro, con abitazioni, ma anche con un grandissimo parco dove ci saranno poi anche caserme, tuttora ci sono, adesso c'è uno zoo per esempio, così via, che presidia l'espansione ad est di Parigi. Analogamente ad ovest verrà fatto un altro parco molto simile, che è il Bois de Boulogne, però si creerà una città per la borghesia, per la ricca borghesia mercantile. Questi due parchi, naturalmente, non stanno su una struttura urbana antica di Parigi, ma sulla quella che abbiamo definito la struttura trasformata da Haussmann, che è il barone Haussmann, che è prefetto della Senna e che guida tutte queste operazioni. E come le guida? Le guida appunto con l'abbattimento delle mura medievali che circondavano Parigi e con la creazione al posto di queste mura di un sistema di grandi viali, i boulevard parigini. Sono viali immensi, oggi ci spaventerebbe progettare dei viali così, e invece forse non dovremmo affatto esserne spaventati, perché hanno una grande carreggiata centrale per il trasporto veloce dei mezzi e delle persone, due controviali per il trasporto più lento, pensiamo che convivevano un trasporto già meccanizzato con i cavalli, e poi ancora dei marciapiedi laterali, il tutto separato e scandito da viali. Quindi una trasformazione geniale che Haussmann fa con un grande tecnico, quello che resterà il tecnico più importante nella progettazione del verde nell'Ottocento, che si chiama Alphand. Alphand mette su a Parigi una vera e propria scuola di progettazione di parchi e giardini. In modo moderno, direi, perché è in fondo una struttura pubblica in grado di pensare, progettare e realizzare, e quindi poi far funzionare tutto questo sistema di aree verdi. A Haussmann si attribuiscono anche molte, come dire, operazioni di sventramento, di Parigi. Certamente, essendo un prefetto, aveva anche molto a cuore, tutto un sistema di ordine pubblico. E c'erano stati i moti del 48 a Parigi, c'era stato un cambiamento di regime e quindi non poca parte della città medievale interna viene buttata a terra e ricostruita. Se voi vi volete divertire, andare a Parigi, a Lille de la Cité, potete vedere come queste trasformazioni hanno realmente cambiato il luogo più antico della Parigi, cioè il luogo di fondazione di Parigi. Bene, fra questi parchi ce n'è uno che è una sorta di gioiello e che è il Parco di Butte-Chaumont. Il parco di Butte-Chaumont è realizzato da uno degli, diciamo, allievi collaboratori di Alphand, che si chiama Barile Deschamps. Barile Deschamps è forse il più geniale di questi collaboratori. E da un luogo che era una discarica, qui siamo nella parte sud di Parigi, realizza in pochissimi anni, in circa 7 anni dal momento in cui prende in carico il progetto, al momento del taglio del nastro del nostro parco, realizza un parco centrato su un lago, un grosso sperone di roccia che lui si trova ad avere nella sua discarica, e poi comincia a piantare degli alberi. Vi ho voluto mettere questa stampa, che è la stampa originale dell'epoca, del momento dell'inaugurazione, perché questa ci permette di fare una piccola digressione, riflessione che è importante. Quando si pianta un parco, quando si pianta del verde, noi si piantano alberi piccoli, alberi che apparentemente non sono così affascinanti e suggestivi come nelle edizioni successive. E però dobbiamo tenere presente che
tutta questa vegetazione prenderà corpo e avrà poi successivamente, dopo 10, 20, come in questo caso 100, 150 anni, tutto un altro aspetto. La pianta del parco è molto bella, come vedete la parte del lago è questa qui, lo sperone di roccia, e soprattutto molto belli sono gli squarci che permettono di dominare dalla roccia dove c'è questo tempietto tutto il sistema del parco nel suo insieme. La lezione francese viene esportata in tutta Europa. Barillet-Deschamps, per esempio, verrà in Italia e progetterà il Parco del Valentino a Torino. Altri collaboratori come Varé, come i fratelli Bühler, progetteranno a Lione, progetteranno a Liverpool. Insomma, questa scuola diventa l'elemento dominante e trainante di questo periodo. Un'operazione analoga a quella di Parigi, ma naturalmente di proporzioni molto minori, molto ridotta rispetto alla grande portata dell'operazione parigina, l'abbiamo a Firenze. Firenze diventa alla metà, nel 1860-61, diventa la designata come capitale d'Italia in attesa che si arrivasse all'unificazione fra il nord e il sud e soprattutto alla presa di Roma. E l'incarico per i lavori della cosiddetta Firenze Capitale vengono dati a un personaggio che è Giuseppe Poggi, che voi vedete qui rappresentato ormai anziano, che ha la fortuna di vivere moltissimi anni e quindi di poter iniziare a progettare questo piano e anche a vederne gran parte realizzato. Quindi diciamo quello che noi chiamiamo un architetto molto fortunato perché gli viene affidato un incarico importantissimo, fortunato perché riesce non solo a portarlo a termine ma anche a vederne i risultati. Su Firenze l'operazione era analoga a quella di Parigi. Qual era il problema? Mura medievali molto forti, un centro storico interno alla città molto fitto e diciamo anche pieno di sovversivi, veniva detto pieno di malattie, ma il problema più che igienico era di polizia, visto che doveva arrivare la capitale non ci si poteva permettere di avere dei disordini, e Poggi concepisce un piano in cui nella parte delle mura, guardiamo se riesco, ecco, sì, a sottolinearvela, poi c'era anche una parte di Laddarno, ma che ne parleremo dopo, demolisce queste mura lasciando soltanto le porte, quindi la porta verso Prato, la porta verso Bologna e la porta più su, che si chiama Porta alla Croce. E si va in questa situazione e intorno a queste porte Poggi costruisce delle piazze molto suggestive e le raccorda anche qui con dei grandi viali che non hanno le dimensioni di quelli di Parigi, ma che ricordano in tutto e per tutto il sistema parigino, nel senso grande via centrale alberata e due piccoli, più piccoli controviali laterali. Naturalmente si trova di fronte a molte difficoltà perché i dislivelli fra una porta e l'altra sono notevoli e quindi deve usare mille accorgimenti per avere una carreggiata fluida e scorrevole, ma nello stesso tempo non avere scalini e salti che per la circolazione certamente non sono soluzioni felici. E Poggi è un personaggio particolare che riassume in sé tutte le valenze che abbiamo trovato nella scuola di Parigi, cioè al tempo stesso architetto perché costruisce edifici,
ha capacità di ingegneria perché sa risolvere appunto problemi di tipo idraulico, di tipo di traffico, di dislivelli, ha una particolare sensibilità per il paesaggio. E allora qui vedete una soluzione che lui trova per collegare Piazzale Michelangelo, che lui costruisce. Infatti, se andate a Piazzale Michelangelo trovate una lapide in cui si dice: Giuseppe Poggi, volgetevi intorno, questo è il suo monumento, ed è un po' l'epigrafe di questo grande architetto. Costruisce un sistema di rampe che permettono di scendere e di raccordarsi attraverso un sistema abbastanza complicato e suggestivo col piano dell'Arno. L'Arno siamo qui, ecco, questo è l'Arno. E questo accorgimento che lui usa per questa parte di Firenze, che gli permette di avere una visuale diretta su San Miniato, quindi su una parte storica importante della città, la usa per tutti i punti preminenti. Per esempio, da Piazza della Libertà si ha un parterre che volge lo sguardo verso Fiesole. E da Piazza Beccaria si ritorna a questo sistema rampe San Miniato. Questa è una delle porte, come vedete, è trattata con uno spiazzo verde, un intorno per la circolazione e un insieme di edifici, tutti progettati unitariamente, che permettono una visione compatta della città, né più né meno l'operazione che era stata fatta in grande stile a Parigi, che verrà fatta a Vienna col Ring, soprattutto legato ai musei importanti di Vienna, che verrà fatta a Budapest, che verrà fatta però con criteri molto diversi a Barcellona da questo architetto Cerdà, di cui parleremo prossimamente. Sono tutte operazioni che si fanno tra il 1850 e il 1870, momento in cui si vede l'inutilità della difesa delle mura, non se ne coglie, oggi non sarebbe più possibile perché l'abbattimento delle mura sarebbe considerato un delitto come l'abbattimento di un grande monumento, non si coglie questo aspetto non era compreso. C'era ancora un'idea di trasformazione totale possibile della città e si creano paesaggi nuovi. Questa è un'altra delle piazze del Poggi, Piazza Beccaria, Piazza Libertà, perdon, prima era Piazza Beccaria, e questa è ancora lo stesso sistema, una piazza tonda in cui convergono a stella varie vie, simile nell'impianto all'Étoile di Parigi, in cui arrivano gli Champs-Élysées intorno all'arco monumentale, e dentro a queste oasi di verde che sono assolutamente piacevoli ed interessanti. Questa è un'altra di queste piazze, qui è veramente interessante la soluzione tecnica di raccordo, perché qui lui si trovava ad avere un problema della deviazione di un fiume, della convergenza fra due rampe diverse che gli derivavano dai passaggi delle mura. Dunque, nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, quel iniziale cambiamento che avevamo visto con gli square, con i crescent all'inglese, con tutta una serie di particolari accorgimenti per introdurre il verde nella città, nell'Ottocento questo si consolida e si consolida anche attraverso movimenti che si occupano di queste problematiche. Per esempio, esiste un movimento che si chiama City Beautiful, che è proprio legato all'abbellimento della città. Il verde, il parco, non ha più soltanto ragioni di carattere igienico-sanitario. Sapete tutti come il fatto che si parli di polmone verde quando si parla di un parco derivi proprio da questa concezione funzionale del verde, ma diventa un momento estetico importante.
E perché la città bella è importante nell'Ottocento? Perché nell'Ottocento cambia un sistema di potere. Non sono più i nobili che detengono il potere, quindi i nobili che avevano i loro palazzi, che mostravano se stessi attraverso i loro parchi, i loro giardini, i loro palazzi e la loro ricchezza, ma è una ricchezza più diffusa, è la ricchezza della borghesia. E la borghesia ha bisogno di far vedere che ha una cornice adeguata al nuovo ruolo che ha intrapreso, che ha raggiunto. E allora i parchi, i teatri e gli edifici della borsa diventano i tre cardini fondamentali in cui la borghesia si riconosce. Se pensate a quanti teatri sono stati costruiti dalla metà dell'Ottocento ai primi del Novecento, potete immaginarvi come questo sia un simbolo di un nuovo potere che si è consolidato. E questo avviene, così come vengono costruite le piazze alberate, i parchi e così via, avviene dappertutto. Tutte le città d'Europa in qualche modo subiscono un rinnovamento che è un rinnovamento assolutamente ricco di questi elementi di decoro, un po' opulento, un po' cioè nulla strabilia in questo tipo di progettazione, non ci sono elementi come per esempio abbiamo visto nel giardino barocco che devono stupire, che devono influenzare la gente, ma anzi tutti questi sono spazi che devono rasserenare, che devono far pensare che stiamo vivendo in un ambiente assolutamente piacevole e assolutamente rassicurante. Naturalmente fra i parchi interessanti anche a Firenze ci sono parchi che sono fuori le mura e fra questi il Parco delle Cascine. Il Parco delle Cascine ha una storia piuttosto interessante perché nasce come fattoria medicea, quindi era una zona che era sempre stata un po' lontana dalla città, che era proprio usata per fare il latte, per fare il formaggio, per tenerci il bestiame e così via dei medici. Con l'arrivo dei Lorena, quindi nel Settecento, si struttura in una sorta invece anche qui di grande passeggiata. Abbiamo visto prima St. James Park con la sua passeggiata, abbiamo parlato degli Champs-Élysées. Come vedete, queste cose che noi conosciamo nelle grandi capitali poi si riflettono in città minori in modo, come dire, sono modelli che si ripropongono in tante città minori, di cui appunto Firenze è uno dei tanti esempi. E queste cascine diventano una passeggiata, però diventano una passeggiata privata. Diventeranno un parco pubblico soltanto sotto la dominazione napoleonica. La dominazione napoleonica in Toscana è particolare perché c'è questa sorella di Napoleone, questa Elisa Baciocchi, che è una sovrana abbastanza illuminata e abbastanza moderna, che apre questo parco, dona questo parco alla città. Naturalmente parliamo di un parco che nonostante le sue dimensioni, le dimensioni sono identiche al Central Park di New York, quindi un parco di notevoli dimensioni, è un parco tutto recintato, con i cancelli che si aprono e si chiudono dall'alba al tramonto. E questo è stato così fin tanto che durante il periodo fascista si è donato l'oro e il ferro alla patria, quindi queste cancellate sono state smontate e quindi il parco adesso è totalmente permeabile. Il Parco delle Cascine è un parco su un modello progettuale molto semplice e da qui la derivazione di cui si diceva all'inizio del modello inglese, nel senso che poi vi è stata nel tempo una sorta di semplificazione del modello inglese.